Abbiamo portato cozze, vongole, polpo, le freselle e l'olio piccante. Proprio tutti gli ingredienti tipici della zuppa di cozze rituale. La tradizionale zuppa di cozze del Giovedì Santo per i 50 ospiti del centro di prima accoglienza del comune è stata preparata dai cuochi di ristorazione collettiva con gli allievi dell'Istituto Alberghiero Esposito Ferraioli che hanno anche servito ai tavoli. Gli operatori del Centro Agroalimentare di Napoli, la più grande struttura del Sud Italia, hanno offerto gli alimenti freschi con la collaborazione dei trasportatori della cooperativa CNL. Circa un quintale di merce, di prodotti che sono stati consegnati al CPA di Napoli e per permettere alle persone, agli ospiti di questa struttura, di festeggiare il Giovedì Santo con il piatto tipico che è la zuppa di cozze. Il nostro dormitorio pubblico ha ripreso la sua attività a pieno. È una struttura ormai che ha una dirigente che viene seguita da un assistente sociale, ha un'equipe formata da 4 cooperative esperte sul territorio ed oggi è un momento importante perché condividiamo con loro un momento di festa. Sono persone vittime della società, che hanno perso tutto, che hanno bisogno di essere recuperate, non sono un problema, ma sono persone che vanno aiutate e noi abbiamo il diritto e l'obbligo di dare la possibilità massima di recupero. Anche il sindaco Manfredi è passato a salutare i commensali, verificando poi di persona la buona riuscita della zuppa. Stiamo facendo un lavoro, sarà un lavoro lungo, per garantire una prospettiva di reinserimento alle tante persone che hanno scelto la strada. E per far questo non basta solamente l'assistenza, ci vuole anche un contatto umano, un far riacquistare un ruolo nella nostra società. Questo è un grande impegno che stiamo facendo come amministrazione, che sta facendo l'assessore Trapanese con tante persone che ci stanno dando una mano e questo è un piccolo passo in questa direzione. Per poter garantire un'ospitalità che sia accettata senza fissa dimora abbiamo bisogno di strutture piccole, non strutture di grandi dimensioni perché quelle non vengono facilmente scelte. Quindi noi stiamo pensando a un piano utilizzando anche ad esempio beni che ci sono stati attribuiti perché beni sequestrati alla Camorra, di fare una rete di assistenti, diciamo di ospitalità puntiforme che garantisce quindi anche un reinserimento quasi familiare a chi oggi ha scelto la strada per poter vivere.